Volevo dirvi che non è andata così male. Proprio ho fatto il movimento che non devo fare. Cosa brutta. Allora, questo è un movimento che non si può fare, ve lo faccio vedere. Questa cosa qui non si può fare. Stretching dei tibiali. Malissimo, malissimo. E pensavo che oggi non avrei camminato, invece no, tranquillissimo. In discesa è un po' doloroso, ma solo in discesa. Oggi è andata molto bene. Oggi è stata una giornata meravigliosa, perfetta. Sono uscita a fare l'escursione in gommone in tutte le calette del golfo. Siamo arrivati fino a Cala Golorizze, quindi molto bello. Eravamo in 12 sul gommone e fa 6 dietro e 6 davanti. Secondo te si sono divisi equamente italiani e stranieri? Tranne me. Cioè, no, italiani e stranieri. Italiani 6 da una parte, dietro. E noi stranieri 6 davanti. E c'erano due spagnoli, sono una barzelletta. C'erano due spagnoli, due polacchi, una ragazza francese. Io e la ragazza francese eravamo le due single, mentre gli altri erano tutti accoppiati. C'erano quattro che erano insieme di italiani dietro e due romani dietro. E chiaramente io sono andata a finire davanti insieme agli stranieri, che non mi è dispiaciuto affatto. Ero seduta davanti al timone, quindi è il posto migliore per me. Non ho avuto l'onere dell'amicizia e della conversazione con gli italiani. E neanche tutte le grandi chiacchiere del conducente a cui ho rivelato di essere sarda, tipo a Calamariolu. La giornata perfetta, nuvolosa, ma quando ci siamo fermati nelle spiagge usciva il sole, ma un pochino coperto, un po' attenuato, perfetto. Infatti credo di essermi addirittura anche abbronzata, perché chiaramente sono andata senza ombrelloni, quindi perfetto. Perché quando c'è anche troppo sole è veramente molto faticoso, perché il sole si riflette sulle onde, si riflette sul mare, si riflette sulla barca, si riflette dappertutto sto sole. Grazie signor sole, non volevo offenderti, volevo solo ringraziarti per essere stato così carino con me oggi, per quella giornata perfetta, con stimolazioni ridotte al minimo, perché sono già tantissime, cioè una gita in barca è piena di cose, a parte il rumore del motore, il movimento. Quindi io credo che mentre io vi sto raccontando questa cosa, voi state già guardando le immagini di quello che è successo oggi, le bellissime immagini della scogliera del Golfo di Orosei, palesi a picco sul mare, che sono sempre molto belle da vedere, cala luna, insomma abbiamo rivisto anche i posti in cui sono stata ieri e sono stata molto felice di non dover chiacchierare a lungo con nessuno. La ragazza polacca era la più amichevole, li ho portati anche al bar a Cala Luna a bere il caffè. Ho fatto la sapientina, giusto perché c'ero stata anche ieri e sapevo dove era il bar, ma basta così, l'unico bar di tutta la costa. Abbiamo chiacchierato un po' in inglese e ho visto che scambiava qualche parola in francese anche con la francese. Apprezzo molto queste persone che sanno tre lingue. E niente, abbiamo chiacchierato un po' di dove sono stati, di dove vogliono andare, del cambiamento climatico, della Polonia. E la cosa molto figa è che siamo tornati giusto in tempo perché io prendessi il traghetto per l'ultima visita guidata alle grotte del Bue Marino. Ora, seguono immagini della grotta del Bue Marino. Il Bue Marino è la foca monaca perché emette questo singolare suono molto simile al muggito di un bue, quindi i pescatori locali l'avevano chiamata in sardo chiaramente Bue Marino. Quindi Bue Marino è la traduzione del nome sardo della foca monaca che ha abitato queste coste fino agli anni 80, forse l'81, l'ultimo avvistamento. E poi chiaramente a causa del turismo e della carenza di pesci ha abbandonato definitivamente le nostre coste. Questa formazione carsica che vedete è il primo chilometro di una galleria che in realtà è lunga 7 chilometri. L'ultimo tratto è visibile solo ai geospeleologi subacquei perché ha dei sifoni, come si chiamano? Delle grotte piene d'acqua.
E c'è un punto in cui chiaramente la formazione carsica è dovuta all'acqua dolce, quindi c'è un punto in cui il mare si ferma e si connette con l'acqua dolce del fiume sotterraneo che ha formato la grotta. Alla fine, dopo questi 7 km, si connette ad altre, a un'altra grotta, che a sua volta è connessa ad altre 3 grotte. Quindi insieme questo sistema di 4 grotte, di cui assolutamente non mi ricordo i nomi, formano 70 km di formazione carsica, che è la seconda formazione carsica più lunga d'Italia. Ci abbiamo attraversato diverse sale, è veramente psichedelica, è lunghissima, è fighissima, è bellissima. La cosa che mi ha fatto più impressione, c'è una sala che si chiama proprio Sala degli Specchi, perché il mare è talmente fermo che la grotta si riflette perfettamente sull'acqua. E per me era difficilissimo, psichedelico, riuscire a isolare il fondale dal riflesso del soffitto. In questo frammento di video in particolare cerco di mostrare questo effetto psichedelico, perché l'obiettivo della mia telecamera del telefono riprende solo una delle due cose, quindi vedete a turno il fondale e il riflesso, mentre io dal vivo, sul momento, vedevo contemporaneamente entrambe le cose, quindi per mettere a fuoco il riflesso dovevo fare quest'opera di sfocamento della vista. Molto faticosa, ma incredibilmente un effetto molto figo per me. Sono sicura che gli altri non l'hanno vissuta così, erano molto disinvolti. Uè, che sta succedendo? Io stavo attraversando un quadro 3D, capi? Non l'ho ripreso, quindi non si vedrà, ma con noi c'era anche un cagnolino venuto, un Jack Russell venuto in canoa. Canoa 2 col Jack Russell sopra, molto carino. Ci sono un sacco di cani qua, è super dog friendly. Bene, e questa è stata la mia giornata di oggi. Oggi ho anche prenotato il agriturismo. Bene, Manuela, molto bene. Quindi stasera mi aspettano i cibi tradizionali sardi, come se quello che ho mangiato ieri non fosse tradizionale sardo, ma vabbè, lasciamo stare. I cibi tradizionalmente cliché della tradizione sarda, meglio così. Ieri ho mangiato pesce, ma cioè, ho mangiato una cosa buonissima. Stamattina devo segnalare che stamattina alle 7 mi hanno svegliato ugualmente le coliche, anche se non ho mangiato lattosio, quindi il mio organismo sta iniziando a dare i numeri, gli sto dando troppa roba che non è abituato a ingerire. Però fortunatamente per me, per le 9 orari in cui sono salita in barca, le mie coliche erano anche già passate, quindi proprio massaggio, giusto per ricordarmi che esistono. Fighissimo, domani piove, quindi nessuna escursione domani. Però ho già deciso che per l'anno prossimo Tiscali è il mio obiettivo. Escursione a Tiscali con scarpe performanti, zaino performante, ma soprattutto plantari, Manuela, plantari, c'hai bisogno di plantari, come fai a fare ste robe senza i plantari? Vabbè, basta, ora dormo, mezz'ora, e vado a cena. Questo è il ritmo più o meno.